Salve fratelli e sorelle bianconeri. E allora, oggi voglio fare una piccola lezioncina tattica per fare capire una volta per tutte anche al più testardo Fratelli e sorelle bianconeri, salve a tutti. Oggi voglio farvi una piccola lezioncina tattica per far capire una volta per tutte, anche a quelli più duri di comprendonio, quanto per la Juve sia indispensabile prendere un calciatore, un centravanti propedeutico al gioco di Cristiano Ronaldo, un po' come fece il Manchester United all'epoca e poi il Real Madrid delle famose 4 Champions in 5 anni. Vale a dire, non Icardi, non giocatori che vanno in profondità, ma giocatori che vanno incontro alla palla e vanno incontro a Cristiano, per come ha sempre giocato Cristiano. A me personalmente il modo di giocare di Ronaldo ha sempre ricordato il famoso triangolo dei Chicago Bulls, il famoso triangolo di Phil Jackson, introdotto che esaltò il gioco di Michael Jordan. Grazie ai famosi triangoli continui e che permettevano di scaricare su Michael Jordan e tirare, in questo caso, ma il Michael Jordan dovrebbe essere Cristiano Ronaldo, che vuole sempre lo scarico e la conclusione, quantomeno il 90% delle conclusioni. E vi spiegherò brevemente. E allora, il centravanti non alla Icardi. Non alla Tino Werner, intendiamoci, a me piacerebbe tantissimo anche Tino Werner, che il rapporto qualità-prezzo, Tino Werner è un altro grandissimo calciatore, vedrete, che farà le fortune di chi lo acquisterà. Però è propedeutico un altro tipo di gioco, magari un 4-3-3 che lo esalti perché va continuamente in profondità e a cercare la conclusione, ma là ci vorrebbero un esterno destro e un esterno sinistro che ne dovessero esaltare le capacità realizzative come per Icardi. A noi serve un 9, comunque un 9 che gioca sporco come faceva Benzema, come sta facendo Higuaín, più forte ovviamente di Higuaín e più giovane di Higuaín, come Milik, come Duan Zapata, un giocatore che viene incontro a Cristiano, viene incontro a Cristiano, giocatore che viene incontro a Cristiano, mentre magari il terzino sinistro, in questo caso Alessandro, o chi per lui spero un altro, perché Alessandro non ha questa capacità di sovrapporsi mentre Cristiano cerca continuamente, vedete, di creare il famoso triangolo, se l'esterno è capace di andare in profondità. Con il 9, appunto, Milik, che viene incontro, apre lo spazio l'esterno sinistro per Cristiano, che comunque cerca sempre la conclusione da questo punto, da questo punto. Da questo punto, una volta che Milik o Zapata, come vorrei io, venisse incontro, o lo stesso inserimento della mezzala, se Cristiano fa questo movimento, sempre, sempre con Milik o Zapata, che portandosi via l'uomo e comunque dettandolo 2 con Ronaldo, fanno i famosi triangoli. Dove Ronaldo finalmente può provare da varie posizioni il suo solito tiro, cosa che viene molto più difficile da fare sul centrodestra, cosa che dovrebbe fare Dybala, ma che non può fare, ma non per colpa di Dybala, perché Dybala gioca malvolentieri sull'esterno destro, rientrando sul sinistro, alla Robben, intendiamoci. Forse lo potrà fare Kulusevski. Dybala ama partire comunque dalle parti centrali. Per questo è molto più difficile giocare i famosi triangoli partendo da qui. Un Douglas Costa integro magari potrebbe fare questo lavoro. Intendiamoci. Intendiamoci. Ragazzi, è importantissimo che un 9 sia propedeutico al gioco di Cristiano. Chi conosce Cristiano Ronaldo
Sa che l'80% dei suoi voli è nato sempre partendo da qui e duettando sempre con l'interno di centrocampo, con l'esterno sinistro, vedi Marcelo al Real, ma Alessandro, la tartaruga Alessandro non è in grado di reggere un compito così. Ma sempre col nome che si porta l'uomo o gli uomini venendo incontro, non andando in profondità, non andando in profondità, no, non allungando la squadra. Quello è Icardi, quella è un'altra cosa. Ma lì ci vorrebbero i due grandi esterni per il nome che dite voi fautori dell'Icardi. Avete capito? Perciò, ragazzi. È semplice. Il calcio è la cosa più semplice del mondo. Basta seguirlo. Basta seguirlo. Seguirlo, studiarlo. È semplicissimo. Soprattutto chi conosce Cristiano Ronaldo, e vi assicuro che io lo conosco come le mie tasche, so i movimenti che fa. Chi vuole al lato per giocare e per prendersi l'80-90% delle conclusioni? E Milik è adattissimo a questo, come lo sarebbe Zapata, quel tipo di giocatore lì. Non da 30, ma da 12-13 gol all'anno. Gli altri 30 li farà Cristiano, se lo mettete in condizioni. Detto questo, ragazzi, poi vediamo, poi la società farà le sue conclusioni, ci mancherebbe. Un altro pallino, oltre a Tino Werner. Tino Werner magari potrà tornare utile. Quando Cristiano se ne andrà, non sono sicuro che Cristiano Ronaldo faccia tutti e 4 anni di contratto. Magari questo sarà l'ultimo, il prossimo. Magari forse la Juve dopo prenderà Haaland che senza Ronaldo lì sarebbe devastante. Non Icardi, ma Haaland in un 4-3-3. Magari quando Ronaldo partirà, la Juve si cautelerà con Haaland. O lo stesso Werner, che ripeto potrebbe essere un crack. Invece a centrocampo sapete chi mi intriga tanto? Mi intriga tanto, 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 tanto. Se non fosse perché va per i 32 anni ad agosto, il prossimo agosto, l'avrei preso subito a parametro zero. Io sono contro questa politica dei parametri zero, soprattutto negli ultimi anni ha fatto disastri, anche perché ha aumentato troppo il monte ingaggi. Però io sono sempre stato fissato con questo giocatore. Se non avesse avuto 32 anni, magari due di meno, a 30 anni, a zero, io Willian l'avrei preso da morire subito, 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 subito. Questo giocatore mi ha fatto innamorare quando c'è stato Shakhtar Juve. Il primo anno che con Conte abbiamo fatto la Champions League, quel pareggio a Torino che fece lo Shakhtar quando dominò anche Pirlo a centrocampo quel giorno. Sontuoso, figuratevi, io gli darei pure le chiavi del centrocampo per giocare esterno, per giocare, scusate, per giocare play basso, per impostare il gioco, perché quella ha i piedi come Pirlo, magari non fa camminare la palla come Pirlo, non muove la palla, però. Invece di Jorginho, Arthur, ci credete che Willian con le redini del centrocampo? L'unica cosa che avrei paura è la pressione alta. Pressato alto, forse faticherebbe per le movenze non troppo rapide. Però è uno coi piedi fatati, ragazzi, questo è un brasiliano che dà del tuo alla palla. Ripeto, forse non lo prenderei solo perché, ripeto, compie gli 32 anni il prossimo agosto. Ma se avesse avuto 2 anni di meno, Willian a zero, tutta un'altra roba. Che Rabiot, Ramsey, ma Willian, un'altra roba. Poi magari lo prenderanno lo stesso per fare uno dei tanti in rosa, non lo so. Sicuramente la Juve non giocherà da play basso, sicuramente giocherebbe da mezzala, dove, ripeto, al centrocampo della Juve servono centimetri. Centimetri e fisicità. Lasciamo stare il sogno Pogba perché questi non ci sono, secondo me. Non ci sono. In un mercato di scambi bisogna cogliere le occasioni, l'abbiamo detto tante volte, forse Thomas, forse qualche altro centrocampista, insomma, alla Thomas, alla Bakayoko, avete capito? Sostanza, quantità, centimetri.
Forse questo serve, uno almeno lo devono prendere. Però sto Willen mi avrebbe tanto intrigato, se avesse avuto 1 o 2 anni di meno, non lo so. Stavo sempre un mio pallino, non lo so, però ragazzi, ognuno ha le proprie idee, l'importante è averle, poi liberi di fare la vostra critica. Ragazzi, detto questo, ora c'è un annuncio doveroso per i miei iscritti. Allora, questi giorni finalmente si torna a lavorare, quantomeno ci proviamo. Con le riaperture, diciamo, con i tentativi di riapertura, io lavoro nel campo della ristorazione, stiamo provando, stiamo facendo un tentativo e non so come andrà, ma sicuramente il tempo sarà col contagocce. Detto che preferisco così, è meglio avere poco tempo, vuol dire che si sta lavorando e si sta lavorando bene. Ma questo non vuol dire che io non ci sarò per voi, per i miei iscritti ci sarò sempre. Sicuramente il tempo sarà di meno, soprattutto per stare in live, ma non vi preoccupate, io ho un dovere verso i miei iscritti, ho un dovere verso di voi e il mio apporto non mancherà mai per commentare qualsiasi cosa, qualsiasi evento clou della giornata, qualsiasi evento calcistico, soprattutto della nostra bene amata Juve. Ci sarò sempre negli orari più disparati, non vi preoccupate, anche se dovessi pubblicare video all'1, alle 2 di notte, io ci sarò sempre e non vi abbandonerò certamente. Il tempo sarà sicuramente di meno, ma in qualche modo ci organizzeremo, perché noi siamo una famiglia in questo canale, l'abbiamo detto tante volte. Non vi preoccupate e mi raccomando, io ci sono sempre fino alla fine.